Questa invece è una leva di secondo genere. La leva di secondo genere si caratterizza dal fatto che al centro, tra le due forze esterne, c'è la forza resistente. Quindi agli estremi c'è il fulcro con la forza vincolare e la forza motrice. La forza resistente sta in mezzo. Vediamo anche che la forza motrice, essendo sempre più all'esterno rispetto alla forza resistente in una leva di secondo genere, c'è un braccio più lungo. E infatti in questo esempio ricordiamo che i bracci si misurano sempre a partire dal fulcro, no? Quindi il braccio della forza motrice è di 15 buchetti, mentre invece il braccio della forza resistente è solo di 5 buchi. Quindi le leve di secondo genere hanno sempre la forza motrice con un braccio più lungo della forza resistente. In questo esempio è il triplo, il braccio è il triplo della lunghezza. Essendo il triplo, la forza motrice può essere molto meno intensa della forza resistente, cioè un terzo. E infatti è così, perché se andiamo a leggere, sappiamo che questo è 0,8 N, la forza peso, e qui leggiamo circa 0,3, un po' meno. Quindi stiamo a circa un terzo, una forza molto piccola, proprio perché sfrutta il grande braccio. Il braccio triplo, la forza è piccola, è un terzo di questa, è circa 0,3 N. E naturalmente poi c'è la forza vincolare, la forza vincolare che verso l'alto ha sempre lo scopo di rendere zero la forza totale. Infatti noi abbiamo 0,8 N in basso, circa 0,3 in alto, quindi la somma di queste due forze, la somma vettoriale, 0,8 meno 0,3, basso e alto, fa circa mezzo newton, 0,5. Quindi ancora vince questa per mezzo newton su quella, e allora la forza vincolare ci mette circa quel 0,5 newton che serve per equilibrare. Infatti se andiamo a vedere 0,5 newton in alto, la forza vincolare, 0,3 in alto fa 0,8, che equilibrano queste due forze in alto, equilibrano perfettamente la forza peso 0,8 newton. Quindi leva di secondo genere sempre vantaggiosa.